Il candidato sindaco Mingolla, per la realizzazione del programma elettorale, ha pensato ad una giornata aperta per discutere i suoi temi fondamentali che serviranno a scrivere il programma elettorale che insomma, ha chiamato Ripensiamo Mesagne. Ecco, i tavoli tematici nell'auditorio del Castello oramai si sono formati, ci sono queste menti, questi giovani che stanno discutendo sui temi affrontati, come ad esempio l'uso e assetto del territorio, la legalità, la formazione, lo sviluppo economico. Noi, ecco, andiamo a sentire che cosa stanno discutendo e soprattutto a capire quali sono le tematiche e i progetti che serviranno a ripensare la città. Partiamo da trasparenza e legalità. Trasparenza e legalità, questo è il vostro tema, su che cosa state discutendo e quali sono i progetti? Allora, innanzitutto preliminarmente stiamo discutendo sull'applicazione piena delle disposizioni di legge in tema di anticorruzione e trasparenza. Quindi partire dal principio di legalità, via via arrivare al principio di trasparenza e la piena applicazione di entrambi. Istruzione e formazione, di che cosa state discutendo? Allora, abbiamo individuato alcuni punti che ci sembrano prioritari. Quali sono? L'ultimo del quale stavamo discutendo proprio in questo momento è l'istituzione di tavoli di concertazione prima che cominci l'anno scolastico, tavoli di concertazione che devono vedere insieme rappresentanti delle istituzioni scolastiche locali e con rappresentanti del comune per andare a programmare gli interventi educativi sia sugli studenti ma anche rivolte alla cittadinanza tutta, perché la scuola ha una funzione educativa che non si limita solamente ai discenti, insomma va ben oltre. Turismo, cultura e beni monumentali, come state ripensando Mesagne in funzione di queste tematiche? La stiamo ripensando attraverso la considerazione di quelle che sono per noi le varie priorità, come per esempio il castello oppure la fruibilità dei vari siti da fasce più ampie della popolazione, confrontandoci anche sugli strumenti attraverso i quali perseguire questi obiettivi. L'iniziativa si chiama Insieme Ripensiamo Mesagne, c'è tanta gente, ci sono i tavoli di discussione, come sta andando? Beh, io ritengo che stia andando molto bene. C'è partecipazione, come si può vedere c'è tanta discussione ai tavoli, penso che poi alla fine avremo dei report con grandi contenuti da poter aggiungere al programma. Alla fine quindi realizzerete il programma, quali sono i temi che stanno discutendo? Beh, le tematiche che abbiamo scelto sono quelle che interessano la nostra Mesagne, l'uso assetto del territorio, il welfare, il sociale in genere, il turismo, i beni culturali, l'istruzione. Penso che non potevamo aggiungere altro perché sono i temi fondamentali della nostra Mesagne. Un'idea, un progetto che volete realizzare per la nostra Mesagne? Noi vogliamo ripensare tutto il cammino che porta alla Mesagne domani, perché noi vogliamo, non dico riportare dalla Serie A come è stato detto, ma noi vogliamo veramente far scoccare quella scintilla in questa città per renderla veramente attrattiva sia per i mesagnesi che ci dovranno vivere bene, ma anche all'esterno per attrarre strumenti, economie, risorse e gente che venga a investire qui per cercare di risollevare la nostra Mesagne, la nostra economia che langue. E tutti noi ci lamentiamo di questa Mesagne, ma tutti noi vogliamo riportarla veramente ai fasti di una volta. È stata già capace di ripensare se stessa negli anni Ottanta e noi vogliamo riportare di nuovo la Mesagne che a noi piace, la Mesagne in cui piace camminare, la Mesagne in cui piace vivere, la Mesagne che debba essere bella da un punto di vista architettonico e sociale.